Aidea è un marchio giovane che da subito si è voluto distinguere con veicoli innovativi. Ecco, nel mio lavoro ho cercato proprio di incarnare questo spirito. Ho cercato di pensare a veicoli che potessero distinguersi per originalità e creatività, ma sempre con l'obiettivo che lo stile potesse servire allo scopo per cui era stato concepito il veicolo stesso. Il Cargo è un veicolo nato per il mondo del lavoro e già dal primo approccio mi sono subito chiesto di che tipo di missione potesse avere un veicolo del genere. Ecco, io invece penso che anche chi lavora, se può guidare veicoli belli, il lavoro ne possa solo che giovare, quasi come se fosse una sorta di doping estetico, ecco. Per cui ritengo il design del Cargo è nato pensando ad uno stile che coniugasse sensazioni di solidità e praticità a linee comunque moderne che possano ben integrarsi nel panorama di veicoli a due o tre ruote pensati anche per un utilizzo diverso da quello del lavoro. E possiamo dire che ogni parte del Cargo è stata disegnata cercando di assolvere alla propria specifica funzione. Ad esempio, la parte anteriore non aveva esigenze di trasporto ed è il viso con cui si mostra il veicolo, si mostra al pubblico. Per cui abbiamo cercato uno stile accattivante da scooterone piuttosto che da moto da gran turismo. La parte centrale invece è dedicata al contenimento delle batterie, è una zona tecnica che racchiude la tecnologia cuore pulsante di questo veicolo e quindi non abbiamo voluto nasconderla sotto plastiche anonime, ma invece enfatizzarne proprio nello stile delle plastiche e la tecnologia che essa contengono. Quindi il disegno geometrico di questa zona vuole proprio portare all'esterno ciò che è il suo contenuto. La parte di carico posteriore invece è una zona più tecnica e funzionale, attrezzata per il trasporto e quindi lo stile doveva comunicare solidità e robustezza. Mi piace pensare che per il Cargo la funzione stessa di ogni suo componente ne abbia poi determinato e quindi plasmato lo stile e il design, eliminando da esso ciò che era superfluo e non utile allo scopo finale. E Michelangelo Buonarroti sosteneva che nel suo lavoro lui dal marmo e dalle sue opere toglieva solo ciò che era in eccesso, e liberando quindi del superfluo la forma già contenuta all'interno del marmo grezzo. Non voglio certo paragonare il mio lavoro a quello del grande maestro, ma quando mi riferivo all'influenza nel design italiano dell'arte, mi riferivo proprio a questo.